La richiesta principale è quella di approvare una legge sulla possibilità di riconoscere i figli alla nascita per entrambi i componenti della coppia omogenitoriale. Nel frattempo, visto che non ci aspettiamo che da un Parlamento del genere possa arrivare una soluzione per i nostri figli, almeno chiediamo che si lascino ai sindaci la possibilità di continuare a fare certificati di nascita. Allora, immaginiamoci che in una coppia, anche formata da mamma e papà, lo Stato ti dica o lo riconosce la mamma o lo riconosce il papà il bambino, l'altro non esiste. Tu sei come un estraneo, giri con le deleghe non servono e non bastano per tutto, che ne dicano. Io ho avuto mio figlio in ospedale con una malattia molto grave, le comunicazioni sullo stato di salute venivano date solo alla mamma legale e l'autorizzazione per la cura salvavita la poteva firmare solo la mamma legale. Quando hai un bambino malato non puoi prendere i permessi, i congedi parentali pagati, non puoi prendere la 104, non puoi anche andare a prendere tuo figlio a scuola se non hai una delega, non puoi fare niente, non sei nessuno. Com'è pensabile questo in Italia? Nel 2023. L'Italia, partiamo dal presupposto che è uno dei pochissimi paesi in Europa, insieme a Polonia e Ungheria, a non avere forme di riconoscimento per le famiglie omogenitoriali che già esistono. Quindi non si sta parlando di diventare famiglia, ma delle famiglie che esistono. Quindi non ci sono diritti per migliaia di bambini e bambine per i loro genitori. Le ultime azioni di governo sono nella direzione di discriminare completamente le famiglie arcobaleno, le famiglie omogenitoriali, anche impedendo ai sindaci, che in questi anni hanno coperto un vuoto normativo trascrivendo gli atti di nascita dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali. Le difficoltà concrete sono, è molto semplice da spiegare in una sola parola: io rispetto a mia figlia non sono nessuno, cioè sono un'estranea fondamentalmente legalmente. Questo significa che io, per andare a prendere mia figlia all'asilo nido, mi devo far rilasciare una delega da parte della madre partoriente. Io sono la madre sociale, quindi io non ho partorito mia figlia, però l'ho tenuta in braccio in sala parto e, diciamo, ho seguito ogni step della sua crescita come qualsiasi altro genitore, quindi non vedo perché io debba chiedere a qualcuno di autorizzarmi ad essere genitrice di mia figlia. Non capisco per quale motivo, non c'è nessun motivo se non la discriminazione, l'idea di base che una famiglia omogenitoriale di due donne o di due uomini non è in grado di prendersi cura di un bambino, cioè non, questo è l'unico motivo, non ce ne sono altri. Come nel 2016, la maternità surrogata è la scusa per non dare diritti alle persone LGBT di questo paese. La maternità surrogata è un percorso con cui diventano genitori all'80%, al 90% le coppie eterosessuali, ma quando riguarda loro nessuno si scandalizza. Appena si accenna a dare diritti ai minori con due mamme e due papà, esce fuori la carta, è il jolly della destra, è il jolly degli omofobi, la maternità surrogata. Ti faccio un esempio: nella maggior parte dei paesi europei i genitori dello stesso sesso possono riconoscere i figli anche se la GPA è illegale. Quindi queste due cose possono convivere. Ci si sente discriminati, ci si sente rifiutati e ci si sente anche un po' strumentalizzati, onestamente, nel senso che è brutto che si debba fare politica su qualcosa che non ha niente di politico, ma sono diritti civili. Qualcosa che dovrebbe essere dato, insomma, per assodato, non dovrebbe essere una cosa di destra o di sinistra, dovrebbe essere semplicemente un modo per stare accanto ai propri cittadini, aiutare i cittadini, che è quello che un governo dovrebbe fare. Sei venuto in piazza con le tue figlie? Sì, sì, due bambine, 6 anni e 4 anni, e mio compagno, mio marito anzi, per chiedere i nostri diritti, perché le bambine esistono, esistiamo. Non c'è nulla di male in tutto quello che abbiamo fatto. Ormai mia figlia è grande, ha 6 anni. Fortunatamente sono circondato da persone che non hanno questi pregiudizi e non mi hanno fatto sentire escluso anche in base a livello scolastico, eccetera. Però a livello di diritti, in questo caso io non ho nulla. E questa cosa non è bella. Non ti fa vivere pienamente la serenità al 100%. Ultimamente siamo andati in un altro stato, in America, perché in Italia non si può fare, in Italia è illegale. Però noi adesso abbiamo due bambine fantastiche, cioè niente, io voglio il mio diritto da papà, perché io sono loro padre. Siamo qui, io personalmente, tutta la nostra amministrazione di Roma Capitale al vostro fianco, al fianco della comunità LGBT+, al fianco delle bambine e dei bambini che devono avere gli stessi diritti. Noi pensiamo sia intollerabile che in questo paese ci sia
un gap così grande rispetto agli altri paesi europei, e quindi chiediamo con forza insieme ai nostri a tanti sindaci, ci stiamo sentendo, ci sentiremo, ci vedremo martedì, con forza chiediamo al governo di fare un passo avanti. Serve una legge per garantire i diritti alle bambine e ai bambini delle famiglie arcobaleno, serve un salto avanti di civiltà e serve che tutti facciano la loro parte. Noi abbiamo iniziato a farlo dicendo che faremo le registrazioni di questi atti formati all'estero. Penna di famiglia arcobaleno, così iniziamo la firma del primo e speriamo che sia il primo di una lunghissima serie. Grazie sindaco.